5, tornando all'asta, sì, subito. Dovrebbe essere il salto da 6,80 della lista di Apichino, quello che ci viene riproposto dalla regia per chi ci segue in differita su Atletica Italiana TV. 6,80 che abbiamo già raccontato nella prima parte di cronaca di quest'oggi in diretta. Prima batteria con già l'atleta più attesa, Aio Fodorunso, Fiamme Oro Padova, correrà in corsia 6, la finalista mondiale dei 400 ostacoli. In corsia 5 c'è Camilla Rossi, scesa quest'anno a 54,63. In corsia 4 la campionessa e primatista italiana under 20, Valentina Vaccari, Atletica Bergamo 59, Orio Center, 54,78 quest'anno. Sara Cantergiani, Self Atletica Montanari Gruzza in corsia 3, e in corsia 2 già Azzurrino a livello under 23 c'è Samantha Zago del CUS Parma. La prima va diretta in finale, Fodorunso favoritissima, seconda posizione, per la seconda, la terza e la quarta, speranze di ripescaggio, perché saranno tre i tempi di ripescaggio appunto. Fodorunso che in questa gara, 400 metri indoor, ha vinto il titolo italiano nel 2016, 17, 20 e 23, 4 titoli per lei, 5 all'aperto nei 400 ostacoli, l'ultimo l'anno passato a Molfetta con il primato italiano assoluto. Samantha Zago, corsia 2. Cantergiani, corsia 3, Vaccari in 4, Rossi in 5, Fodorunso in 6. Vedremo come imposterà la propria batteria Aio Fodorunso. Risale molto bene, molto coraggiosamente Samantha Zago all'interno. Fodorunso al comando per non correre alcun rischio. Ma il vantaggio è enorme sulla concorrenza, concorrenza che tra l'altro rischia qualcosa anche nel passaggio alla corda, un testa a testa tra Rossi e Zago, ma Fodorunso decisamente in testa con un passaggio a 24,9 che è estremamente notevole in una batteria. Aio Fodorunso con la velocemente inserirà il pilota automatico per conquistare la Q maiuscola. Vediamo, non sembra proprio lesinare nell'impegno l'atleta delle Fiamme Oro, che va a vincere in un comunque significativo 53-91. Rossi è seconda, Zago terza e Cantergiani quarta. Qualche contatto nel passaggio alla corda, molto serrato tra tutte e quattro le atlete che non rispondono al nome di Emilio Fodorunso, che ha dominato la gara dal primo metro. D'altronde in una batteria di 400 metri con i 400 metri col passaggio in corsia dopo il primo giro, accade al coperto, è fondamentale partire forte per non correre rischi, ed è ciò che ha esattamente compiuto Aio Fodorunso per portare a termine la sua missione di oggi, ovvero semplicemente il passaggio in finale. Qui vediamo i saltatori lungo la gara maschile con Gabriele Chilà delle Fiamme Gialle, ora il vicecampione italiano di promesse Leonardo Pini, Cremona Sportiva di Garvelli, poi toccherà Mohamed Reda Shavun dell'Unicusano Livorno, Libertas Unicusano Livorno, Luigi Cas dell'Atletica Gran Sasso Teramo, Federico Morsoletto, la studentesca di Tendra Milardi, il campione italiano allievi della Riccardi Milano, Daniele Leonardo Inzoli, eccolo qui, 15 anni, primo palcoscenico tricolore assoluto per lui, poi Elias Sagheddu della Delogu di Nuoro e quindi Simone Forte, tripista delle Fiamme Gialle, che si disimpegna nel lungo. Non l'abbiamo visto entrare in pista, ma c'è anche Mattia Furlani delle Fiamme Oro, che è il più atteso alla luce del primato europeo under 20 siglato a Stoccolma con 8,08. Ci saranno anche Abdulmajed Omar, Firenze Marathon, Giovanni Pass Soto, Nissolino ed Emanuele Brunello della Vicentina.
la classifica ufficiale che avevo già declinato in precedenza del salto in lungo. Andiamo ora con la andiamo ora con i risultati della prima batteria dei 400 metri, con la vittoria di Aio Fulonusso in 53-89, Rossi 55-25, Samantha Zago al personale, allo stagionale in 55-71 e Sara Cantergiani in 56-26. La seconda batteria tra poco in pista, qualche istante fa in sovraimpressione. Col 26 Rebecca Borga, Fiamme Gialle, campionessa italiana assoluta su questo anello nel 2021, che ora seguita da Marta Oliva, della veneziana, che è con ogni probabilità la favorita di questa batteria. Attenzione anche a Laura Elena Rami, che corre in corsia secca, campionessa italiana promessa. Inquadrata Alessia Brunetti, Bracco Atletica 55-78 in questa stagione, e che vinse il titolo italiano assoluto con la 4x4 della Bracco l'anno passato a Molfetta. C'è Zotte Sarolo, Atletica Vicentina, c'è la protagonista dei campionati italiani sin da cadetta con i colori della rappresentativa veneta. Eccola qua, Laura Elena Rami, Cus Bologna, correrà in corsia 6, la campionessa italiana promesse. Rebecca Borga vinse il titolo assoluto qui nel 2021. Fiamme Gialle corre in corsia 5, in corsia 4 nel florido gruppo di quattrocentisti della Fratellanza di Modena. In gara in corsia 4, in corsia 3 Alessia Brunetti per la Bracco e in 3 per l'Atletica Vicentina Zotte Sarolo. Brunetti in 3 e in 2 Tessarolo a completare la composizione di questo. Mentre vediamo Furlani in fase di salto, di prove tecniche di salto, frenare la propria uscita dalla pedana, dalla buca di atterraggio, per evitare di finire in pista. Stesso discorso per Abdulmajed Omar, che avete visto comparire nell'inquadratura. Tessarolo in 2, Brunetti in 3, Cavaliere in 4, Borga in 5, Rami in 6. L'avvio subito importante sul piano del ritmo di Rebecca Borga, delle Fiamme Gialle, per cercare di imitare Fodorunso nella batteria precedente, cioè evitare di correre rischi nel passaggio alla corta. Direi missione perfettamente riuscita. Fodorunso la passata in 24-9, Borga passa in 25-5. Borga al comando su Rami, su Cavalieri, su Brunetti e su Tessarolo. Borga che ha sicuramente come obiettivo quello di mantenere il comando senza correre rischi. Vedremo se Laura Elena Rami riuscirà a insidiarla in questo finale di gara con la veneziana, che va a impostare il rettilineo finale. Anche un'occhiata alle spalle, due occhiate alle spalle, va a vincere senza particolari patemi col tempo, un tempo anche buono come 53-71. Seconda posizione per Rami e terza per Cavalieri. C
53-69 il crono ufficiale di Rebecca Burga a portarla direttamente in finale. Una bel test, una buona dimostrazione di efficienza per l'atleta veneziana. Dovrebbero essere tre le occhiate che Rebecca ha lanciato alle proprie spalle per capire se qualcuna rimontasse. Provava a rimontare Laura Elena Rami, ma non è bastato per conquistare il successo e il passaggio del turno con la Q maiuscola. Laura Elena Rami comunque corre in 53-97, va a siglare il personale, personale anche per Anna Cavalieri a 54-61. E Alessia Brunetti corre in 55-02, quindi sono tutte eliminate, a parte Paolo Runso, le atlete della prima batteria. Zote Sarolo, personale 56-00. Quindi le nuove tre atlete candidata appunto al ripescaggio sono Rami con 53-97, Cavalieri con 54-61 e Brunetti con 55-02. Aggiornamento dal salto in alto con Marco Fassinotti che ha appena superato 2.12 la prima prova, mentre ha compiuto un errore Stefano Sottile, il suo miglior d'ingresso in gara. Manuel Lando ora in pedana. Vice campione d'Europa Under 23 di Tallinn 2021, atleta veneto dell'aeronautica militare. Tra poco sarà alle prese con la seconda prova quota 2.12. 2.12 che peraltro ha superato solamente Fassinotti, quindi un turno di gara abbastanza falloso, il primo a quota 2.12. Ma torniamo sui 400 metri. Terza batteria dei 400 in campo femminile. Eleonora Fudras 54-08 quest'anno per l'atletica Sandro Calvesi, corsia 6. Alessandra Bonora lo scorso anno componente del quartetto azzurro primatista italiano a Budapest, ormai in corsia 5. Angelica Gergo che è stata bronzo mondiale under 20 con la 4x400. CS Esercito in corsia 4. Caterina Caligiana, atletica Capanne Pro Loco Athletic Team in corsia 3. E un'altra già azzurra della 4x4, Petra Nardelli, LC Bosen Raiffeisen in corsia 2. In corsia 3 c'è Caterina Caligiana che quest'anno ha corso in 55-75 per entrare nelle migliori 10 under 18 della storia. È stata squalificata in batteria agli ultimi campionati italiani allieve e cerca qui la rivincita. Tempi di ripescaggio per ora: Rami 53-97, Cavalieri 54-61, Brunetti 55-02. Il tatuaggio sul polso di Angelica Gergo ci propone, anche ci sottolinea, la specialità prediletta dall'atleta marchigiana, ovvero i 400 metri con ostacoli. Petra Nardelli, corsia 2, corsia 3 Caterina Caligiana, corsia 4 Angelica Gergo, corsia 5 Alessandra Bonora. In corsia 6 Eleonora Fudras sono le protagoniste di questa terza batteria, già certe della finale Borga e Fulrunso. La batteria numero 3 per attendere soprattutto Alessandra Bonora, vedere come imposterà questa batteria con Eleonora Fudras nel ruolo, virgolette, di lepre in corsia 6. Ma è partita fortissimo Petra Nardelli in corsia 2 che non ha riscontri stagionali, ma è atleta che comunque è stata capace di 54-02 in carriera. Bonora passa al comando con un 25-2 che è più veloce di Borga e più lento di Fodorunso.
Bonora su Futras, poi Cavalier, poi pardon, Nardelli, poi Gergo e quindi Caligiana. Bonora e Futras con una seconda posizione che potrebbe essere comunque buona per andare a portare a staccare il biglietto per la finale. Bonora controlla, Futras non molla, Bonora va a vincere la batteria in 54-10 e verosimilmente entra in finale anche Leonora Futras, eliminando la quarta della batteria precedente, cioè Alessia Brunetti. La bresciana Alessandra Bonora con il colore delle fiamme gialle, cresciuta agonisticamente con l'Atletica Rodengo Saiano Mico prima di passare alla Bracco Atletica e vincere il titolo italiano assoluto all'aperto l'anno passato a Molfe. 54-09 ufficiale per Alessandra Bonora. Bella anche l'azione di Leonora Futras, che dovrebbe essere andata ad avvicinare il personale. Un'ora che vinse l'oro ai campionati mediterranei Under 23. Qui siamo intanto su Sottile che va a segno in bella grafia a 2-12 dopo l'errore iniziale. Campione del mondo Under 18 a Cali in Colombia, l'ultimo campione del mondo Under 18 italiano, l'unico di quella edizione, e poi tenendo conto poi che l'Italia non partecipò a Nairobi 2017 e soprattutto la rassegna venne poi tolta dal programma. Ha buone probabilità di essere anche l'ultimo campione italiano under 18 della storia, l'atleta piemontese. Mentre vediamo gli uomini entrare in pista, risultati intanto della terza della batteria dei 400, 54-09 per Bonora, va in finale, 54-48 per Futras, va in finale, 56-25 per Nardelli, eliminata, 56-65 per Caligiana, eliminata, 57-09 per Gergo, che viene eliminata. L'errore intanto di Lando, che esce di scena a 2-12. È stata squalificata poi Angelica Gergo. L'informatica non ce lo riporta ancora, ma è stata squalificata. Siamo debitori della regola per la quale è stata sanzionata Angelica Gergo, ricordandovi che l'infrazione di corsia è stata anche la regola che di fatto è costata l'argento a Federica Curiazzi nella prova di marcia. Ora una delle gare più equilibrate dell'intero weekend di Ancona, i 400 metri maschili. Con il numero 35, corsia esterna per Alessandro Moscardi, Firenze Marathon, personale da 47-34, corsia 6 per lui, è la prima batteria dei 400 uomini. In corsia numero 5 c'è Francesco Domenico Rossi, campione d'Europa Under 23 con la 4x4, è sceso a 47-09, corsia 5 per lui con i colori del CUS Pro Patria Milano. Il campione italiano promesse Paolo Messina, fiamme gialle, è sceso a 47-45 quest'anno in corsia 4. Oliver Comoli, Atletica Olbia, 48-17 di personale quest'anno, corsia 3. E infine Mattia Rinaldi in corsia 2 per l'Atletica Fano Tech Fem, ha corso quest'anno in 48-54.
Paolo Messina, che abbiamo già visto protagonista, che avete già visto protagonista, amici dell'Atletica Leggera, al campionato italiano promesse, vincendo la finale andata in scena qui lo scorso 4 febbraio. La concentrazione di Oliver Comoli. Per la prima batteria dei 400 metri maschili, grande avvio di Moscardi all'esterno, poi in corsia 5 Rossi, in 4 Paolo Messina, che ha partito molto bene, quindi Comoli e Rinaldi, attenzione che risalgono alla grande in questa seconda curva Messina e Comoli, vediamo Rossi come reagirà, Messina che è un po' stretto, sandwich tra Rossi e Comoli, Rossi a passare dal primo, 22 netti, poi Comoli, poi Messina che deve fronteggiare anche Rinaldi Moscardi all'interno. Messina prova a superare Comoli, che è partito davvero a tutta in questo suo 400. Francesco Domenico Rossi al comando, anche qui solo il primo, passa direttamente in finale, il gruppo si apre al ventaglio, fa slalom Paolo Messina, ma è Alessandro Moscardi a infilare tutto all'esterno, a stampare 47-47, sfiora il primato personale e va a beffare sia Rossi sia Messina. È lui a guadagnarsi direttamente l'accesso in finale, per gli altri occorrerà sperare nei ripescaggi con maggiori ovviamente chance per il secondo rispetto al terzo, rispetto al quarto di questa batteria. L'aggiornamento intanto dalle pedane. Intanto è stata squalificata per invasione di corsia, come pronosticabile Angelica Gergo, non pronosticabile perché avessimo visto l'inflazione in generale, ma in quanto nei 400 metri la motivazione più comune per le sanzioni nelle gare al coperto è appunto l'inflazione di corsia. E vi confermo il ripescaggio di Rami, Fudras e Cavalieri. Vediamo chi è arrivato secondo, dovrebbe essere riuscito Rossi a mantenere la seconda posizione. No, Messina che è riuscito a superare Rossi per 7 centesimi, quindi Moscardi 47-46, Messina 47-91, Rossi 47-98, Comoli 48-51 e poi Rinaldi 48-83. Attenzione alla batteria che arriva, che vedrà in pista metà della quartetto campione finalista olimpico 2021, che abbiamo visto Meloni che va a segno con il brivido a 2:15 alla prima prova. Stefano Sottile ora 2:15 seconda prova, anche lui col brivido, anche lui va oltre. Tra poco dovremmo avere anche Matteo Scioli, che vediamo in pedana. Mentre rivediamo l'arrivo di Valentina Trapletti per confermarvi che la marciatrice milanese è andata a segno per il 12° titolo italiano della carriera in 12:17:98, primato personale stracciato, 11ª prestazione all time. Saluta Federica Curiazzi per la seconda posizione, arriverà poi la squalifica per infrazione di corsia per l'atleta bergamasca. Il secondo posto va così ad Alexandrina Mia delle Fiamme Oro e il terzo sempre alle Fiamme Oro con Sara Vitiello. ...4:11:06 il primo chilometro per Trapletti, il secondo chilometro in 4:05:02, il terzo chilometro in 4:01:01, quindi in crescendo la sua gara. Tra poco sarà in pedana anche Mattia Furlani, la butto lì per darvi un'idea di quanto sta accadendo.
Seconda batteria che sta per partire, ma si staglia in fondo all'inquadratura la figura di Mattia Furlani per il suo primo salto nella gara di lungo maschile. È una batteria estremamente nobile quella che sta per partire dei 400, con Lorenzo Benatti corsia 6, Edoardo Scotti corsia 5, Vladimir Aceti corsia 3. Vediamo se parte prima Furlani o parte prima la batteria dei 400. Oserei dire che parte prima Mattia Furlani. Vediamo anche la fotografa della Federazione Italiana di Atletica Leggera, Francesca Grana, pronta a immortalare Furlani. È pronta anche a immortalare la partenza dei 400. E qui vediamo anche Marco Fassinotti entrare nell'inquadratura. A parte Furlani, intanto Furlani va a saltare ed è subito un salto di ottimo livello. Ve lo riproporremo tra poco. Probabilmente l'avete già sentito, lo rivedremo tra poco anche questo salto. 8,31 va a scavalcare di un centimetro il primato italiano assoluto di Andrew Au. Mattia Furlani dice calma, calma. È un risultato che va a prendersi la copertina di questa giornata, tra poco lo rivedremo. Edoardo Scotti intanto corsia 5 per questa seconda batteria, poi andremo ovviamente a rivedere quanto accaduto nel salto in lungo. Corsia 4 per Alex Donelli, in 3 Vladimir Aceti, in 2 Vanni Picco a Quannor. In corsia 6 invece ci sarà Lorenzo Benati, e anche questa è una batteria estremamente qualificata. Eccolo in sovraimpressione. 5 atleti al via, in 3 sono azzurri della 4x400 assoluta. È partita quindi questa seconda batteria dei 400 metri a livello maschile, con un grande avvio di Edoardo Scotti, con Vladimir Aceti a provare a inseguirlo. Edoardo Scotti che vuole andare a prendere la corda al passaggio appunto alla metà gara, con Aceti e Benati che provano a prendere la seconda posizione, un gran transito, 21,97. Scotti a fare gara di testa, Benati secondo, Aceti terzo, a giocarsi il passaggio del turno, i tre azzurri della 4x400. Edoardo Scotti per vincere questa batteria, attenzione che viene fuori un tempo significativo, il primo tempo sotto i 47 secondi di Scotti questa stagione, stacca il biglietto per la finale Edoardo Scotti.
arrivo di Edoardo Scotti. Scotti 46-92 e andiamo poi ad appuntare anche i tempi di Benati e Aceti, che sono i migliori finora tra gli atleti non qualificati direttamente, e siamo con Mattia Furlani. Guardate questa azione, guardate cosa fa Furlani, questo salto che sembra non finire più e che vale, attenzione, lui non sembra soddisfattissimo, ma la misura fa tremare il Paracasali. Qui lo rivediamo ancora in replay, perché è 8.31 il nuovo primato italiano, superando un centimetro il limite di Andrew Au. Eccolo qua, nel replay dice stiamo calmi, Mattia Furlani che si issa anche in seconda posizione al mondo quest'anno. Tra poco andremo a darvi anche qualche statistica in più. Proprio sulla misura ottenuta da Mattia Furlani. Vediamo qua, intanto siamo su Fassinotti che supera la misura. Tiene in vita il proprio concorso, questo dovrebbe essere il 2.18, pardon. C'è Meloni in pedana, 2.18. Due che va a conquistare la misura alla seconda prova. Andiamo per andare con la terza batteria intanto. Qui è Mario Lambrughi, corsia 5, Atletica Riccardi Milano, è stato tre volte secondo in questa rassegna, è stato nei 400, è campione in carica nei 400 metri con ostacoli. Simone Gilberto, Siracusa Atletica, correrà in corsia 4, Lapo Bianciardi in corsia 3 per l'Avis di Barletta. In corsia 2 c'è Luca Sito del CUS Pro Patria Milano. In corsia 6 il campione in carica Riccardo Meli per le Fiamme Gialle. Sito, Bianciardi, Gilberto, Lambrughi e Meli in questa terza batteria dei 400 metri. L'ultimo tempo di ripescaggio in questo momento è il 47-68 di Donelli nella batteria numero 2. Partito fortissimo Luca Sito per transitare il campione italiano promesso dell'anno passato al comando. Lambrughi e Meli per la seconda posizione, passaggio velocissimo a 21.55. Meli contro Lambrughi per lottare per la seconda posizione. Sito in testa, Meli in seconda posizione, Lambrughi in terza, si giocano il successo.
con Meli e Lambrughi che possono provare a passare per vie esterne. Meli va a vincere questa batteria e Lambrughi potrebbe essersi andato a prendere il terzo e ultimo tempo di ripescaggio. Testa a testa tra Meli e Lambrughi con Lucasito che si è spento nel finale. Dalla corsia 2 era difficilissimo provare il colpo di mano. Entra Lambrughi quindi in finale con 47-36, i ripescati sono Benati 47-10, Aceti 47-11 e Lambrughi 47-36. Qui siamo con le ragazze del pentathlon per gli 800 metri. Marta Gele Giovannini che guida con 109 punti sulla qui inquadrata Alice Lunardon che a sua propria volta ha 58 punti di margine su Sara Chiaratti. Attenzione a questo salto di Daniele Inzoli che vi andiamo a riproporre perché la prova di Inzoli è 7.42, vicina al suo, non lontana, a una spanna dal suo limite italiano a livello allievi. Eugenio Meloni era in pedana nel salto in alto. Va purtroppo a commettere un errore. A 2.22, è in testa con 2.20 finora. La situazione del salto in alto nel frattempo. Tre gli atleti rimasti in corsa, 2.22. Meloni è al comando grazie al 2.20 siglato alla prima prova, ci è riuscito anche Sottile. Meloni ha un errore in meno nel precedente percorso di gara. Fassinotti ha realizzato 2.18, ha passato 2.20 e ora si sta cimentando, anzi ha compiuto un errore a 2.22. Tra poco Stefano Sottile. L'errore anche per Sottile, quindi tra poco si andrà alla seconda prova.
mentre stanno per partire le ragazze del pentathlon. Situazione del salto in lungo, Mattia Furlani al comando, vediamo se salterà per il proprio secondo turno, ha deciso giustamente anche come prevedere di passare, toccherà a Gabriele Chila, ma siamo ora con Meloni in pedana. Errore a 2.22, il secondo per Eugenia Meloni che resta comunque al comando. C'è Mattia Furlani ora in pedana, 8.31 signori, primato italiano assoluto, seconda misura al mondo dell'anno, primato europeo under 20, a 4 centimetri dal record del mondo under 20, parificate le attività. Indoor, outdoor, vediamo il salto di Furlani che è ancora lunghissimo, attenzione a questo secondo salto di Furlani, vedremo dove verrà posto il riscontro metrico, se i limiti europei under 20 verranno posti ancora più in là, se arriverà anche qualcosa di più. 8.24, un altro gran salto per Mattia Furlani, ancora oltre il primato europeo under 20 che già deteneva, che di fatto è anche il primato ovviamente italiano a livello juniores, già ampiamente suo. Lo vediamo a colloquio con la mamma allenatrice Katy Sek. Mentre è partita la prova di 800 metri del pentathlon, con Anna Generali che si incarica di tirare il gruppo. Anna Generali che ha un primato personale su questa distanza di 2.20 e 63, la migliore è al coperto con 2.20 e 37 Marta Gelle Giovannini. Sara Chiaratti, poi Alice Lunardon, poi Marta Gelle Giovannini. Vediamo che non è che perde qualche metro Lunardon nei confronti di Chiaratti. Lunardon deve difendere 58 punti di margine su Chiaratti, mentre Giovannini ha 167 lunghezze di margine su Chiaratti, quindi è abbastanza tranquilla in questo senso. Il transito a metà gara in 1.09.59, proiezione da 2.19, difficilmente si riuscirà a scendere sotto i 2 minuti e 20 per i primati personali di tante atlete. Risale Chiaratti intanto per inseguire il proprio limite, Chiaratti ha un personale da 2.22.05 coperto, anche se all'aperto si è espresso in 2.18.76. con Lunardone e Giovannini che rientrano su Anna, sulla coraggiosa Anna Generali, ed è Lunardone ora a superare Chiaratti per mettere in chiaro chi sia la principale candidata alla medaglia d'argento. Marta Gelle Giovannini ne ha ancora parecchio, va al sorpasso all'esterno sia di Generali sia di Chiaratti, e ora alle spalle di Lunardone, vediamo se riuscirà a vincere anche gli 800 metri, se riuscirà a vincere anche la tappa oltre al giro, per utilizzare una metafora ciclistica. Marta Gelle Giovannini, poi Lunardon risponde Chiaratti, tra le due però ci sono 58 punti e non bastano pochi centesimi per giustificare questo gap. Marta Gelle Giovannini va anche a vincere gli 800, lei ha un personale indoor da 2.20.37 che non batterà, ma basta per il secondo titolo italiano assoluto al coperto della carriera. Oro Giovannini, argento
Lunardon, bronzo, Chiaratti, questo il podio. Mentre ci stiamo riprendendo ancora dal primato italiano assoluto, il primato europeo under 20 a 4 cm dalla miglior misura mondiale under 20 di Sergei Morgunov, 8,35. Di fatto è il miglior salto mai ottenuto al coperto da un under 20, quello di Mattia Furlani, anche se non possiamo definirlo propriamente record del mondo. Braccia alzate per Marta Gelle Giovannini. Intanto riepilogo dei 400 metri, passa l'unico sotto i 47, Edoardo Scotti, 46,92. In finale anche dalla sua batteria Lorenzo Benati e Vladimir Aceti con 47,10 e 46,11. Passano anche il vincitore della terza batteria Riccardo Meli con 47,26 e il secondo della terza batteria Mario Lambrughi con 47,36. Eppure il vincitore, 47,46, della prima batteria Alessandro Moscardi. Avete visto Marta Giovannini a colloquio con Francesca Grana, la fotografa della federazione. Intanto Fassinotti, 2,22 alla terza prova e va a piazzare l'asso Fassinotti. E di fatto, mentre Meloni è già eliminato, va a scavalcare Meloni e quindi a passare in testa. Vedremo se risponderà anche Sottile, tra poco toccherà proprio a Sottile in portarsi in pedana. Fassinotti contro Sottile, un duello già visto l'anno passato quando il terzo incomodo all'epoca era Edoardo Stronati, oggi è sicuramente Eugenio Meloni. Mattia Furlani intanto reduce dal due salti formidabili, 8,31, 8,24. Siamo con gli specialisti in 1500 metri, radio, tra poco vi daremo anche quanto accaduto nel salto in alto, nell'asta la misura, l'asticella è posta a quota 4,05. Andiamo sui 1500, Simone Valduga inquadrato, poi toccherà Giovanni Gatto, entrambi sono dalla quercia Tao Conad. Il favorito, uno dei favoriti, Pietro Arese, fiamme gialle. 3,37,03 è stato primato italiano per 6 giorni, Riccardo Tamassia, Trevisa Atletica, e quindi Federico Riva, l'altro favorito, fiamme gialle, 3,36,74, è stato primato italiano per meno di 24 ore, superato da Osama Meslek, ma è il miglior tempo tra i ragazzi che gareggiano in questo 1500. Gli altri in gara sono Nicola Baiocchi, un eccellente risultato per Baiocchi, 3,46,60, vicinissimo al limite italiano under 20 per l'Atletica Livorno quest'anno, poi Paolo Mulmenti dell'Atletica Biotecna, Alessandro Lotta del gruppo alpinistico Vertovese e Giuseppe Gravante della Calcestruzzi Corradini Excelsior. C'è in pedale intanto Daniele Inzoli nella gara di salto in lungo. Seconda posizione è salito Giovanni Passoto della Nissolino. Terzo lo stesso Passotto 7,55, Inzoli 7,42, Shabun 7,35, poi Case con 7,25 e quindi Pini con 7,22, sono i primi 6. Parte Inzoli, abbiamo ancora da raccontarvi anche quanto accaduto nel salto in alto. Intanto vediamo il pentathlon con la vittoria in 2:22:33 di Marta Gele Giovannini, Lunardon 2:23:05 e Chiaratti 2:23:27 per ciò che concerne gli 800 metri. La classifica finale delle prove multiple vedono la vittoria di Marta Gele Giovannini. No, pardon, non abbiamo ancora l'aggiornamento in realtà. Aspettiamo qualche istante per l'aggiornamento. Partito al 1500 maschile, serie unica. .488 punti dovrebbe essere il totale di Marta Gele Giovannini, a migliorarsi di
95 lunghezze, quindi un notevole progresso quello per la portocolori della nuova della Atletica Cascina, pardon, che se confermato il mio conteggio dovrebbe andarsi a inserire in decima posizione all time scalzando Laura Oberto. Ma siamo sul 1005 con Arese in prima posizione, transita ora ai 300 metri con in 46 davanti a Federico Riva, a Giovanni Gatto. Pietro Arese 1:02:45 intanto ai 400. Arese davanti per non correre rischi, per giocarsi poi al meglio le proprie carte quando il 1005 diventerà caldissimo. Passaggio ai 500 metri in 1:18 per una proiezione da 3:54. Arese, Riva nelle prime due posizioni. Giuseppe Caravante al terzo posto, quindi il tandem della Quercia da Oconad con Valduga quarto e Gatto quinto. In sesta posizione c'è lo junior Baiocchi, quindi Lotta, poi Tamassia e quindi Molmenti a giocarsi i piazzamenti virgolette, piazzamenti che possono valere anche il bronzo in realtà, perché c'è Alessandro Lotta che sta risalendo per andare a prendere Giuseppe Caravante. Passaggio tra poco agli 800 metri in 2:02:33, quindi un secondo 400 da 59 secondi. Arese al comando, Federico Riva in seconda posizione. Arese che ha deciso dunque di dare un'accelerata al gruppo, all'andatura. Infatti sono rimasti solo lui e Federico Riva nelle prime due posizioni del gruppo di testa, pardon, con Caravante che si incarica sempre di provare a ricucire per quello che riguarda appunto gli inseguitori. Passaggio ai 1000 in 2:30:79, la proiezione è diventata ora di 3:46, quindi decisamente più veloce. Pietro Arese, l'allievo di Silvano Danzi al campo di Varese, in questo caso, al comando. Caravante, Lotta e Gatto terzo, quarto e quinto. Pietro Arese contro Federico Riva per una probabile doppietta delle fiamme gialle quando mancano 300 metri al termine. Ai 1200 si è transitati in 2:59:54, quindi il terzo 400 anche sotto i 58 secondi. Ora ci si andrà a giocare tutto nei 300 metri conclusivi con Pietro Arese che ha preso subito il comando per correre meno rischi possibile andando in progressione. Vediamo se Federico Riva ne avrà per superarlo. Federico Riva che arriva dal limite italiano sui 2000 metri. Federico Riva passa per provare a vincere questo titolo sui 1500 metri. Federico Riva a piazzare la rasoiata vincente per vincere anche con un tempo tutt'altro che irrilevante, 3:39:81. Si scende sotto i 3:40. Mentre Caravante va a cogliere la terza posizione, quarto Baiocchi, quinto Lotta e sesto dovrebbe essere raggiunto Tamassia. Federico Riva è lui il campione italiano assoluto dei 1500 metri. Rivediamo il momento del cambio di ritmo decisivo negli ultimi 110 metri da parte del romano Federico Riva, allievo di Vittorio Di Saverio, che è andato a conquistare, ha tenuto per meno di 24 ore il record italiano dei 1500. Ma ha conquistato il titolo italiano assoluto e questo nessuno potrà più toglierglielo, lui che aveva già centrato il titolo italiano sui 3000 assoluto indoor sui 3000 due anni fa. Andiamo con i 3000 femminili, intanto qualche appunto in radiocronaca, tra poco toccherà ancora Mattia Furlani, peraltro la leader italiana stagionale Giulia Aprile. Ecco Gaia Sabatina nelle fiamme azzurre, quest'anno si è espressa in 4:13:11, avete visto in precedenza passare anche Giulia Zanne. Aprile invece ha corso in 4:07:32, primato personale anche per l'inquadrata Nicole Maiori in 4:14:19, la giovanissima Lorenza Denoni, junior al primo anno dell'Atletica Silca Conegliano, ha corso in 4:27:63.
Marta Zenoni, Luis SST 40892 per il personale quest'anno, Livia Caldarini, studentesca Rieti, Andrea Milardi 42452 quest'anno per Caldarini. Ma vediamo ancora in pedana, attenzione, qui c'è il risultato ufficiale dei 1500 metri in ambito maschile con anche un notevolissimo 3:48.87 dello Junior Baiocchi al quarto posto. Ma vediamo ancora Mattia Furlani, mentre c'è Fassinotti che commette un errore, qua dovremmo essere a 2:25, e lui il vincitore, perché a 2:22 sono arrivati tre errori di Stefano Sottile. Eravamo in attesa appunto dell'eventuale riproposizione del terzo errore a 2:22 di Sottile, che ha consegnato il titolo italiano a Fassinotti. Ma siamo con Mattia Furlani, primatista europeo under 20, lo era già, ora è anche primatista italiano assoluto con 8:31. Va Mattia Furlani, la sua azione di corsa per la sua terza prova, pedana ancora perfetta, salto ancora molto lungo, a occhio sicuramente oltre gli 8 metri. Tendiamo la misura, ci pare un pizzico più corta delle due precedenti, però. Attendiamo il risultato. 8:03, ancora 8 metri, oltre 8 metri. Per il portacolore delle Fiamme Oro. Partito il 1500 femminile. Con Giulia Aprile, Marta Zenoni e Gaia Sabatini, che la abruzzese Gaia Sabatini più volte si è mostrata atleta di ottime letture tattiche qui sull'anello indoor, nelle sfide tricolori. Sono le gemelle Zanne intanto a tirare il gruppo. Federica Zanne col 60 per la del CS Esercito, davanti a Giulia Zanne col 59 per Atletica Brescia. Poi ci sono Aprile, Gaia Sabatini, Marta Zenoni, quindi col 55 Sulieva Fascetti, poi Nicole Maiori, Livia Caldarini, quindi Denoni e Ilaria Sabatini. Federica Zanne al comando. Passaggio 400, 1:06.16, passaggio importante per Federica Zanne, che sta gettando il cuore oltre l'ostacolo, la ragazza bresciana con un primato personale da 4:16.50 realizzato quest'anno. Prosegue l'azione coraggiosa di Federica Zanne con Giulia Zanne e Giulia Aprile nelle prime due posizioni del gruppo delle inseguitrici. Questo titolo l'hanno già conquistato Gaia Sabatini due volte, nel 2020 e nel 2021. Marta Zenoni vinse addirittura nel 2016, quando Diani ne aveva ancora, ne avrebbe compiuti 17 di lì a qualche giorno. Giulia Aprile invece questo titolo l'ha conquistato nella stagione 2017, 19 e 22. Tra l'altro nel 2021 vinse invece il titolo dei 3000 al termine di un duello palpitante con Ludovica Cavalli. Il gruppo sta rientrando sulla fuggitiva Federica Zanne, con Aprile in seconda posizione, Zenoni in terza, Giulia Zanne in quarta, Sabatini Sorniona al quinto posto, Maiori in sesta, Fascetti in settima, Caldarini in ottava. Passaggio ai 1000 in 2:52, qualche contatto. 2:52 per una proiezione dunque da 4:18.
Federica Marta Zenoni, sembra lei a voler prendere l'iniziativa, ripresa la fuggitiva da Federica Zanne con Giulia Aprile in seconda posizione, Gaia Sabatini in terza, Nicole Maiori che ora risale al quarto posto. Sabatini si porta in scia Marta Zenoni, le due ragazze fecero oro Sabatini, argento Zenoni, l'European Under 23 del 2021 a Tallinn. Gaia Sabatini contro Marta Zenoni, Marta Zenoni tiene all'interno quando inizia l'ultimo giro. Marta Zenoni al comando, Sabatini seconda, Aprile terza, Maiori quarta, Caldarini brava in quinta posizione, ma la sfida è tra le prime, verosimilmente tra le prime tre per il titolo italiano. Marta Zenoni sembra non riuscire a rispondere, Gaia Sabatini, mentre risponde Giulia Aprile. Vediamo questi ultimi palpitanti metri con Marta Zenoni e Giulia Aprile. Marta Zenoni e Giulia Aprile, forse passata Aprile. 4:12:52, Aprile così vinse già un titolo contro Ludovica Cavalli nel 2021 sui 3000 a memoria. Zenoni forse è arrivato un pizzico rialzata. Siamo in attesa dell'epilogo di questo 1005, la lettura del photo finish. È difficilissimo da leggere questo arrivo. La fatica sul volto sia di Aprile sia di Zenoni. Aprile classe 95, origini siciliane. Marta Zenoni bergamasca, classe 99. L'oro è di Giulia Aprile, 4:12:51, stesso tempo, quindi sono stati per Zenoni sono stati millesimi a decidere la campionessa italiana assoluta dei 1005. Giulia Aprile quindi va a conquistare il settimo titolo italiano assoluto della carriera, il quarto sui 1500 metri al coperto, il sesto sui 1500, tenendo conto anche di due vinti all'aperto nel biennio 2017-18. Era lei la leader italiana stagionale, ha confermato il ruolo di favorita sia pure in un contesto agonistico decisamente diverso come sviluppo. Aggiornamento della gara di salto in alto nel frattempo con il risultato finale, la vittoria di Marco Passinotti in 2:22, conquistato la terza prova. E intanto guardiamo l'ufficialità: Aprile d'oro 4:12:51, Zenoni argento 4:12:51, Sabatini bronzo 4:3, Gaia Sabatini 4:13:61, poi Nicole Maiori a 4:14:62, tra l'altro su ottimi tempi. Caldarini si migliora a 4:16:05, Fascetti sesta, Federica Zanne 4:20:92 settima dopo un coraggioso avvio, quindi Giulia Zanne e Lorenza Denoni. La gioia di Giulia Aprile che indica il club di appartenenza al Centro Sportivo Esercito. Intanto vi dovevo ancora, intanto andiamo con l'azione di Daniele Inzoli. Pedana mi pare perfetta, ancora oltre i 7 metri, verosimilmente anche oltre i 7:30. Compare però la luce rossa, quindi è un salto nullo per il campione italiano allievi, che è nullo di almeno un paio di centimetri, anche qualcosa di più. Andiamo con l'alto maschile, quindi con il titolo italiano di Marco Fassinotti a 2:22, Eugenio Meloni argento a 2:20, Stefano Sottile bronzo a 2:20, quarto col personale Matteo Sioli a 2:15. Questo è il salto di Gritnacci nel asta, 4:20 la seconda prova per lei. Per Marco Fassinotti è il
terzo titolo italiano assoluto in carriera al coperto, sono 6 tenendo conto anche di quelli all'aperto dei titoli italiani assoluti. Siamo con Virginia Scardanzano, sono rimaste in 4 in gara, quota 4.30. Naci ha deciso di passare 4.30, Gerka ha commesso un errore. Molinarolo è esordito a 4.20 per poi decidere di passare 4.30. Scardanzano invece ci proverà dopo la presentazione dei 60 metri con ostacoli in campo maschile. È un'altra gara da circoletto rosso. Riccardo Del Torre, Atletica Bruniera Friuli Intagli, correrà in corsia numero 1. 8.10 in batteria, Vittorio Ghedina per la prima volta sotto gli 8 secondi quest'anno, 7.97, ha corso 8.04 in batteria, sarà in corsia 2 per l'Atletica Meneghina. Matteo Toni, 18 anni appena compiuti per la Bergamo Stars Atletica, il campione italiano juniores, ha corso in 7.79 in questa stagione. Giuseppe Filpi in corsia 4 per l'Avis Barletta. Toni correrà in corsia 3 invece, in corsia 5 Nicolò Giacalone, Atletica Biotecna, corso in 7.85 in batteria, a un centesimo dal personale corso quest'anno. Lorenzo Andele, Simonelli e il Nino del Centro Sportivo Esercito, 7.50 di primato italiano assoluto quest'anno, ma 7.53 in batteria per destare un'eccellente impressione. Il campione in carica correrà in corsia 6, Asso Fofanà in corsia numero 7 per l'FMR di Padova e Oliver Mulas, personale 8.05 in batteria, in corsia 8 per la Maurina Olio Carli. È la finale dei 60 metri con ostacoli in campo maschile, si riaccendono le luci al Palacasali mentre vediamo anche Elisa Molinarolo. Attendere il proprio turno a nell'asta, lei che ha deciso di passare 4.30. Ecco la Virginia Scardanzan, la prima prova a quota 4.30. Va Scardanzan e si porta al comando con 4.30, la prima a superare 4.30. Virginia Scardanzan passa al comando. Qui siamo su Lorenzo Ndele Simonelli. È una prova di partenza, questo non è ancora il momento vero e proprio del avvio del... Anzi, pardon, questo è il replay della batteria da 7.53. Corso attorno alle 2 di questo pomeriggio, poco prima anche. Intanto nel lungo in ambito maschile abbiamo i finalisti: Furlani 8.31, primato italiano assoluto, passa Soto 7.55, Case 7.49 per migliorarsi, personale assoluto per lui, Shabun 7.48, Pini 7.43, Insoli 7.42, Omar 7.27, Saghedu 7.25. Siamo con Maria Roberta Gerka che vinse ancora allieva un titolo italiano assoluto qui al palazzetto indoor di Ancona nel 2017. Quando militava nell'Atletica Velletri. Difende i colori dell'aeronautica. E va oltre la misura di 4.30 alla seconda prova per salire al secondo posto. Ma siamo sui finalisti dei 60 metri con ostacoli, pari puntati sulla corsia 6, primatista italiano assoluto e campione in carica Lorenzo Ndele Simonelli, 7.50 di primato italiano, 7.53 in batteria nel giorno, o meglio qualche ora dopo il record del mondo da 7.27 dal Albuquerque di Grant Holloway. In ogni caso questo è Asso Fofanà in corsia numero 7, Del Torre in corsia 1, Riccardo Del Torre, Vittorio Ghedina in 2, Matteo Toni in 3, Giuseppe Filpi in 4, Nicolò Giacalone in 5, Lorenzo Ndele Simonelli in 6, Assan Fofana in 7, Oliver Mulas in 8, Simonelli favoritissimo ovviamente, Toni, Giacalone e Fofana probabilmente per
un piazzamento sul podio, senza dimenticare anche Filppi e Ghedina. Vanno i blocchi. La regia indugia giustamente su Simonelli, corsia 6 per lui, centro sportivo Esercito. Osserva anche Mattia Furlani. La finale dei 60 metri con ostacoli, partito alla grande Lorenzo Simonelli in prima posizione. Divora gli ostacoli per andare a vincere in 7.49. Si è confermato, nuovo record italiano assoluto, animale di un centesimo quanto quest'anno aveva già corso il portacolore del centro sportivo Esercito. Lo aspettavamo al varco, vediamo l'eventuale arrotondamento. Lui l'attende con noi, o noi lo attendiamo con lui, fate come volete, ditelo come preferite. 7.48, il tempo ufficiale di Lorenzo Ndele Simonelli per un progresso di 2 centesimi sul suo primato italiano assoluto per migliorare ulteriormente l'eccellente risultato già siglato in questa stagione. È il 15° record italiano assoluto di questa stagione, erano 13 fino a stamane, è arrivato l'8.31 di Mattia Furlani ed è arrivato il 7.48 di Lorenzo Simonelli, qui complimentato dal presidente della FIDAL Stefano Mei. Andiamo a darvi anche qualche riscontro per ciò che concerne le liste mondiali di questa stagione. Con 7.48 Simonelli si va a inserire in 7ª posizione ed è il 3° europeo alle spalle di Just Kouamatei e di Jakub Szymanski. Attenzione che Togni con 7.76 realizza la migliore prestazione italiana juniores con la barriera da 106 centimetri. Sono due i record in questa finale. Il bronzo, come l'anno scorso, va già a Calone, a 7.81 personale, 7.82 di Fofanà non basta per la medaglia. Filppi è quinto, Ghedina sesto, poi Del Torre e Mulas. L'abbraccio tra i due primatisti di giornata. Rivediamo l'azione di Simonelli con queste bellissime immagini che ci propone la regia. Questo quinto ostacolo, ecco un piccolo impatto sul quinto ostacolo, a testimonianza come ci possa essere qualcosa ancora da limare per il primatista italiano assoluto della distanza, della specialità. L'abbraccio con Larissa Iapichino, che lo ricordo ha vinto con 6.80 il titolo italiano assoluto di salto in lungo. È il momento assolutamente legittimo dei selfie per l'allievo di Giorgio Frinolli. Peraltro il limite italiano juniores con la barriera da 106 cm prima di questa stagione, prima che venisse portato da Togni a 7.79 e poi quest'oggi a 7.76, era di Lorenzo Simonelli, che lo scorso weekend ha dovuto cedere anche a Kian Escalona il limite italiano allievi, a testimonianza di quanto sia frizzante il movimento degli ostacoli in Italia. Qui intanto siamo con Daniele Inzoli, non credo abbia migliorato il 7.42. Siamo con Great Nash invece a 4, vediamo a che misura siamo, tra le altre cose dovremmo essere a 4.35 a segno. Attenzione che questa è una misura importante, è il personale per Nash. Celeste Bolzonetti, la campionessa italiana juniores, correrà in corsia 1 per ciò che concerne il finale dei 60 ostacoli femminili. Per la Bracco Atletica in corsia 2 Elena Carraro, Fiamme Gialle, argento lo scorso anno agli European Under 23, in corsia 3 Alice Muraro, Aeronautica,
In corsia 4 c'è la campionessa in carica Nicola Mosetti con i colori di Lannistolino Sport SRL. In corsia 5 Veronica Besana, Fiamme Gialle, quarta l'anno scorso all'Universiade ma quest'anno leader con 8-0-5 in Italia. In corsia 6 Giada Carmassi, la campionessa italiana in carica per il Centro Sportivo Esercito, all'aperto campionessa italiana in carica. Già tre volte tricolore assoluta indoor, Elisa Maria Di Lazzaro in corsia 7 per il CS Carabinieri, veste quest'oggi i panni di sfidante Anna Bionda, corsia 8 per il CUS Trieste, va a completare la composizione di questa finale che vede Besana, Carmassi e Di Lazzaro con il possibile inserimento di Mosetti nel quartetto, nel poker delle favorite. Siamo con Scardanzano ora, nel salto con l'asta. Naci con 4.35 alla prima prova è passata al comando. Scardanzana, se andasse a segno, tornerebbe in testa. Si tratta del primato personale assoluto in caso di riuscita per la portacolori. Si tratterebbe del primato personale assoluto in caso di riuscita. Niente da fare, ma è solo la prima prova. Ha compiuto un nullo anche Maria Roberta Gherca, mentre Molinarolo ha passato 4.35, la rivedremo a 4.40. Verosimilmente. Si vanno a sistemare le barriere per gli 84 centimetri della gara femminile. Già da Carmassi, vincitrice Molfetta l'anno passato su 100 ostacoli ovviamente. Anna Bionda, entrambe dal Friuli Venezia Giulia. Qui abbiamo invece la lombarda Veronica Besana, con il colore delle Fiamme Gialle. Concentrazione della campionessa italiana promesse, campionessa italiana junior, Celeste Bolzonetti in corsia 1, poi la Carraro in corsia 2. In corsia numero 3 c'è Alice Muraro. Corsia 4 Nicola Mosetti, campionessa in carica, in 5 Veronica Besana, Giada Carmassi in 6, Elisa Maria Di Lazzaro in 7, Anna Bionda in corsia 8. Una finale che è tesa come estremamente equilibrata. Veronica Besana, la leader italiana stagionale. Sì. 60 metri con ostacoli per determinare la propria regina. Veronica Besana molto bene con Nicola Mosetti a gettare il quanto di sfida. Veronica Besana, Nicola Mosetti va a vincere in 8.09. Verosimilmente Nicola Mosetti ad aver bissato la vittoria dell'anno passato, tra poco ne sapremo di più. È stato un fantastico testa a testa, meglio Veronica Besana sui primi due ostacoli, meglio Nicola Mosetti sui successivi tre e sulla chiusura di questa gara. Rivediamola con la più migliore di Veronica Besana e qua c'è Nicola Mosetti che esce per andare a chiuderla vittoriosamente con la terza posizione di Muraro. Ed è Nicola Mosetti 8 e 07 a migliorare di un centesimo
il primato personale a fare e a conquistare, a fare il bis dell'anno passato, lo scorso anno con i colori della Bracco, quest'anno con i colori della Nissolino, per la ragazza triestina. Argento a Besana, bronzo a Muraro. Lei non lo sa ancora, ma noi sappiamo che il titolo italiano assoluto, almeno da quello che ci ha riferito, ci riferisce la grafica, è suo. Intanto abbiamo Giovanni Passotto, attualmente secondo nel lungo con 7.55. Confermiamo il titolo italiano assoluto di Nicola Mosetti. Attenzione al salto di Passotto. Vediamo se riesce ad allungare, il salto è valido. 7.55 la sua misura, no, credo di no in realtà, adesso che sto osservando esattamente il punto di atterraggio, siamo più o meno su quei riscontri, comunque su 7,5 metri, poco meno a occhio, no, 7.65 in realtà, decisamente di più per Passasotto, che consolida la propria seconda posizione. Tanto nei 60 ostacoli, oro a Nicola Mosetti 8.07, argento a Veronica Besana 8.09, bronzo e personale per Alice Muraro con 8.13, quarta Carmassi 8.18, quinta Di Lazzaro 8.19, sesta Polzonetti che si migliora a 8.30, ancora junior, settima Carraro 8.36, ottava Bionda a 8.46. Ma siamo con Mattia Furlani, arriva da un 8.31 nel primo turno di salti, secondo salto al mondo quest'anno, il migliore di sempre per un italiano al coperto, record europeo under 20, ma già lo deteneva fin dalla passata stagione, l'ha portato da 7.99 a 8.08, quindi a 8.31. La concentrazione del campione d'Europa under 20 e under 18 in carica, quest'anno grande appuntamento per lui a Lima in Perù con i mondiali under 20, ma prima c'è un altro appuntamento, sono altri due appuntamenti decisamente importanti, ma comunque va Mattia Furlani per la sua quarta prova nel salto in lungo. Attenzione a questo salto che potrebbe essere ancora più lungo di quanto già visto, e stavolta esulta per davvero Mattia Furlani. Attenzione alla misura che esce, perché il limite mondiale under 20 è 8.35, io la butto lì, vediamo la luce verde, luce verde, quindi il salto è valido per Mattia Furlani. Lui attende la misura. Torniamo a lungo. 8.34, è il nuovo primato italiano assoluto, migliora ancora il record europeo under 20 a un centimetro dal limite mondiale di categoria. Ci lascia ancora una volta senza fiato Mattia Furlani con un formidabile 8.34 e stavolta esulta davvero con l'abbraccio con il presidente della FIDAL, Stefano Mei, l'atleta reatino che va a, che ha appena compiuto 19 anni per mettere ovviamente l'ipoteca, ma l'aveva già messa sul titolo italiano assoluto, primo titolo italiano assoluto indoor della carriera. Manda baci al pubblico del Pala Casali, vedremo se ci sarà un altro salto. Ci aveva già comunque dato l'indicazione in apertura del con il primo salto di non essersi accontentato di quell'8.31. Un solo centimetro dal limite mondiale. Quindi congratulazioni di Sergio Valdo per le fiamme oro. Rivediamo l'azione di Mattia Furlani. La sua, peraltro, è la miglior prestazione mai realizzata da un under 20 al coperto. Dallo scorso anno sono parificate, da quest'anno in realtà, sono parificate le misure indoor e quelle outdoor. Ovviamente le misure outdoor devono essere con entro i 2 metri al secondo di vento a favore. Lo scorso anno lui era già atterrato con vento a più 2.2 a 8.44. È lui il l'uomo copertina di questa prima giornata
assieme a Lorenzo Simonelli, ma ancora di più di Lorenzo Simonelli vista l'età. Siamo intanto a fiamme ora, siamo intanto ad Elisa, con Elisa Morinarolo. Va Elisa Morinarolo, e questa è una misura importante per in chiave titolo italiano. Morinarolo va a 4:40 la prima prova per andare a prendere il comando. Intanto è arrivata a 4:40 anche Gritnaci. E ci giunge notizia che siamo tornati in diretta su Atletica Italiana TV con Elisa Morinarolo. 4:40 la prima prova, sono successe tante cose nel frattempo, compreso questo assalto a 4:40 di Gritnaci, con la asticella che resta su e Naci che va a centrare il proprio primato. Sono arrivati due primati italiani assoluti con l'8:31 portato poi a 8:34 di Mattia Furlani, che l'ha tolto Andrew Au, che era 8:30, record europeo under 20 e a un centimetro la miglior misura mai realizzata da un under 20 al coperto al mondo, e anche risultato che resta un centimetro dal record del mondo under 20 di Sergei Morgunov realizzato l'aperto con 8:35. È arrivato il 7:48 di Lorenzo Ondelle Simonelli sui 60 metri con ostacoli, a migliorare se stesso di due centesimi. La situazione del salto con l'asta, quindi uscita di scena Virginia Scardanzan, ma in questo momento è ancora medaglia di bronzo. C'è Maria Roberta Gerca che ha commesso un errore a 4:35, si è tenuta due tentativi a 4:40, ha commesso un altro errore, avrà una seconda e ultima prova appunto qua, lei 4:40, li vedremo verosimilmente tra poco. Parliamo di asta femminile. La gara di salto in lungo maschile non è ancora finita in ogni caso, perché sono stati solo 4 i salti andati finora completati. Mattia Furlani ha saltato 8:31, 8:24, 8:03, 8:34. Nessuno under 20 al mondo aveva mai saltato 8:34. Maria Roberta Gerca intanto in pedana si decide la medaglia di bronzo. 4:40 per lei, niente da fare. Sarà quarta, terza sarà Scardanzan. Con la delusione di questa ragazza, speriamo non ci siano problemi fisici anche nel contesto. Mohamed Reda Shabun, ragazzo bergamasco della Libertas Unicusano Livorno, attenzione che potrebbe rimettere le cose in discussione per ciò che concerne la medaglia d'argento. Tre partite della gara di marcia maschile declinata sui 5 km con Francesco Fortunato quale atleta più atteso, Gabriele Gamba e Riccardo Orsoni che si inseriscono in seconda e in terza posizione. 7:49 per Shabun che si porta in terza posizione scavalcando Luigi Case per una seconda migliore misura, 7:48 contro 7:28. Secondo è sempre Giovanni Passotto della Nissolino con 7:65, poi quinto Leonardo Pigna 7:43, sesto Daniele Inzoli 7:42, settimo Abdul Majed Omar 7:37 e ottavo Elias Sagheddu 7:25. Francesco Fortunato sta impostando la gara come abbiamo già visto diverse volte, come l'abbiamo già visto diverse volte in azione, gara di testa. Luigi Case ora.
Atletica Gran Sasso Teramo, temo sia nullo questo salto, infatti così è, si morde le mani. Luigi Case nel 2020 arrivò al titolo italiano allievi a Rieti all'aperto con il primo acuto tricolore nella sua, nel suo percorso. Ritenaci intanto in pedana, andiamo a darvi l'aggiornamento dunque dal salto con l'asta, siamo alla misura di 4,45 signori. Sono rimasti in due in gara Ritenaci ed Elisa Molinarolo, 4,40 per entrambe. Ritenace l'attacco di 4,45. E errore purtroppo per la vice campionessa d'Europa Under 20 in carica. Fosse andata a segno, lei che di anni comunque ne ha ancora 19, avrebbe ottenuto la migliore prestazione italiana promesse. E si sarebbe peraltro issata anche in quarta posizione italiana all time alle spalle di Bruni, Molinarolo, Giordano Bruno e Malavisi. Fortunato e Orsoni nelle prime due posizioni. Per quanto concerne la gara di marcia, qui abbiamo una serie di inseguitori con il primo degli inseguitori in realtà è il portacolore del centro sportivo Carabinieri Andrea Cosi, poi c'è un gruppo abbastanza folto con Gianluca Picchiottino, con Gabriele Gamba, anche con Aldo Andrei tra nel proprio, nella propria composizione. Siamo con Abdul Majed Omar nel quinto turno di salti. Il salto è nullo per lui. Furlani intanto ha passato il quinto salto, vediamo se passerà anche il sesto. L'impressione era che potesse essere finita la sua gara, non lo vediamo peraltro, in questo momento non lo vedo in pedana, però attenzione che è ancora tutto da definire la questione, ovviamente la gara non è ancora finita, anche se ovviamente il suo titolo italiano assoluto è assolutamente più che ipotecato. Daniele Leonardo Inzoli intanto attualmente è sesto con 7,42, però soli 7 centimetri dal bronzo. Inzoli, il campione italiano allievi, ancora un buon salto. Molto regolare quest'oggi Inzoli, mentre il tandem delle Fiamme Gialle sta conducendo la marcia, la gara di marcia maschile, come ha condotto anche i 1500 con Federico Riva e Pietro Arese. ...7,40 per Daniele Inzoli, confermiamo molto regolare, chiude in sesta posizione a un centimetro dalla quinta peraltro di Leonardo Pini, vice campione italiano promesse. Ragazzo appena inquadrato Riccardo Orsoni, che sta provando coraggiosamente a seguire Francesco Fortunato con Andrea Cosi in terza posizione. Leonardo Pini ora in pedana. La concentrazione dell'atleta cremonese Leonardo Pini, che lo scorso anno è stato azzurro agli European Under 23, tanti piazzamenti per lui nei campionati italiani giovanili, sul podio.
E qui se è valido, no, è nullo purtroppo. Se è valido poteva andare a inserire il bronzo che attualmente è detenuto da Mohamed Reda Shabun. Retinaci intanto, che vediamo in azione per quella che è la nuova migliore prestazione italiana a livello promesse. 4.45 a segno. 4.45 per quanto riguarda la singola categoria promesse. Va a siglare il limite italiano appunto della fascia che va tra i 20 e i 22 anni. Ricordiamo che a livello junior arrivò comunque una misura, è arrivata comunque una misura superiore da parte di Roberta Bruni. Sulla singola categoria promessa arriva questo nuovo limite italiano, mentre siamo con Mohamed Reda Shabun. L'ennesimo limite italiano di quest'oggi, perché urge comunque ricordare come il record italiano assoluto di Mattia Furlani sia ovviamente anche primato italiano juniores, oltre che primato d'Europa under 20, oltre che miglior salto mai ottenuto al mondo da un under 20 al coperto. ...7.36 per Shabun, 7.24.80 intanto il passaggio al secondo chilometro per quanto riguarda Fortunato, che ha preso margine su Orsoni, che sta per essere ripreso da Cosi. Le cose a superare Orsoni. Siamo con Luigi Casi intanto, che deve saltare 7 e con 7.49 tornerebbe a medaglia di bronzo. Vediamo. No, non dovrebbe bastare a occhio. Salto è valido, ma non credo che basti per questa operazione. ...7.32 per Case, che infatti non si migliora. Giovanni passa sotto e attenzione che Furlani si toglie la tuta, perché mi pare intenzionato a effettuare il sesto e ultimo salto. Vediamo. Passa sotto in pedana, attualmente è secondo con 7.65, è già certo dell'argento. Lascia molto in pedana in questo caso, quindi non andrà a migliorarsi. Per lui c'è comunque l'argento, il bronzo va a Mohamed Reda Shabun. Loro Mattia Furlani che è in pedana in questo momento, per cui dopo aver passato il quinto salto avrà una sesta, un altro momento appunto, un'altra chance agonistica per provare a rendere ancora più storico questo 17 febbraio 2024 per il salto in lungo italiano. Chiama il pubblico Furlani, mentre c'è Gritnacci che va a provare ancora il limite italiano a livello promessa a quota 4.50. Elisa Molinarolo ha passato 4.45, quindi in questo momento Nacci è in testa. Vediamo chi salterà per primo tra Mattia Furlani e Gritnacci. I due hanno 5 mesi di differenza. Nacci è già di categoria promesse. Poi staccheremo dopo il salto di Nacci su Furlani. Va dritto Nacci, nullo per lei, e ora andiamo su Mattia Furlani. Una serie già possiamo dire epica per
il ragazzo reatino, 19 anni appena compiuti, va Mattia Furlani. La sua sesta e ultima prova, questo è nullissimo. Ci fa tremare tutto il Palacasali, ma la sua reazione dimostra come sia tutto ok. 8.34 per lui. Primato europeo under 20, primato italiano assoluto a livello indoor, è la miglior misura al mondo di sempre per un under 20. 8.34 consolidato da 8.31 e 8.24, una serie assolutamente formidabile per Mattia Furlani. E la sensazione qui al Palacasali di aver assistito a una giornata assolutamente storica per l'Atletica Azzurra, con due primati italiani assoluti nel corso di queste due specialità, appunto, in cui sono caduti primati italiani assoluti nel salto in lungo e anche nei 60 ostacoli con Lorenzo Ndelle Simonelli, considerando poi come record italiani anche il record italiano juniores di Furlani, ovviamente il record limite italiano pro nella singola categoria promesse di Gritenacci nel salto con l'asta, non è ancora finito il suo concorso. Il limite italiano junior di 60 ostacoli con la barriera da 106 cm di Matteo Togni, a 7,76 l'abbraccio di Mattia Furlani con il fratello Luca. Siamo su Fortunato che transita 8 giri dal termine, 8 giri al termine con quindi 3.400 metri già percorsi. Passaggio a 3.600 metri tra poco per Francesco Fortunato, che prova a incrementare ulteriormente il suo ritmo, mentre c'è Gritenacci in pedana per la seconda prova a 4.50. Andrea Cosi in seconda posizione, Gianluca Picchettino in terza con Orsono, Riccardo Orsoni in un tandem delle Fiamme Gialle che staziona in questo momento in terza e quarta posizione, lotta per la medaglia di bronzo, ma c'è Gritenacci, 4.50, secondo errore per lei, che aveva già portato a 4.45 il limite italiano promesse della singola categoria promesse. Da 4.42 di Giulia Valletti Burnini dell'anno passato. 6 giri al termine per Fortunato. Vi do la classifica con Fortunato che conduce con 22 secondi su Picchiottino, 24 su Orsone che hanno superato, con Andrea Cosi che non risulta più in classifica, stiamo andando a cercare di individuarlo. Infatti non è più in gara. Siamo con Francesco Fortunato. Che transita ora al quarto chilometro, 14:48.71. Primo 2000 in 7.24.80, secondo 2000 in 7.23 e qualche decimo, di un ritmo perfetto per Fortunato, mentre c'è in questo momento ci sono due altri alfieri delle Fiamme Gialle in seconda e in terza posizione, sono Picchiottino e Orsoni. Quarto Aldo Andrei delle Fiamme Oro, quinto Davide Finocchietti, Liberto Suni Cusano Livorno, sesto Gabriele Gamba della Riccardi Milano, poi Gregorio Angelini ed Ettore Grillo con l'uscita di scena dunque di Andrea Cosi.
in carriera Fortunato ha marciato in 18:37:63 e non siamo lontani da quel ritmo, anzi si sta viaggiando da tempi attorno a 18:32:33 più o meno. Tre giri al termine, quindi 600 metri per il marciatore di Andria. Al quarto chilometro, per darvi un ragguaglio, Fortunato conduceva con 27 secondi su Picchiottino, 33 su Orsoni, Andrei a 44, Finocchietti a 54, Gamba a 1.05. Ma siamo su Gritnacci, ancora lei a 4.05, perché Molinarolo ha detto ci vediamo a 4.55 o magari una quota ancora più alta in caso di errore di Naci. Vediamo, niente da fare, comunque c'è la medaglia d'argento per la ragazza torinese e c'è soprattutto la migliore prestazione italiana indoor della singola categoria promessa. Vediamo dove salirà l'asticella, dove chiederà di issarsi Elisa Molinarolo. Abbiamo la sensazione, ma ve la diciamo tra poco, che possa essere 4.66. Sta per iniziare l'ultimo giro. Francesco Fortunato. Il limite italiano, il primato italiano assoluto realizzato esattamente 17 anni fa, il 17 febbraio del 2007, da Ivano Brugnetti qui ad Ancona, 18:08:86. Sta andando fortissimo Fortunato, così come erano andate fortissimo anche le donne, ma Fortunato per quelle che sono le graduatorie all time si sarà ancora più in alto. La gioia di Francesco Fortunato che va a migliorarsi di una decina di secondi abbondante e chiudere in 18:24:38, tempo che ufficiosamente è il terzo italiano di sempre alle spalle di Ivano Brugnetti 18:08:86 e di Giovanni De Benedictis 18:19:97. Cresce ancora quindi sul piano cronometrico Francesco Fortunato, che sicuramente è il miglior interprete italiano delle distanze, per quanto riguarda la marcia, delle distanze tipiche della pista, quindi 10.000 metri all'aperto, 5.000 metri al coperto. Chiude intanto Gianluca Picchiottino alla medaglia d'argento e il bronzo va Riccardo Orsoni, tripletta delle fiamme gialle dopo la doppietta dei 1500. Intanto il tempo ufficiale 18:25:15, qualcosa di più rispetto a quello che era comparso sul display, ma poco cambia, è sempre la terza prestazione italiana all time per un progresso di 12 secondi e mezzo. Intanto un'ulteriore annotazione statistica per quella che può valere per la marcia che non è più così praticata come un tempo. Il crono di Fortunato è il miglior risultato italiano al mondo, ma intanto Elisa Molinarolo, come voleva si dimostrare, 4.66 per provare a strappare di nuovo dopo tre giorni solo il record italiano a Roberta Bruni. Molinarolo 4.66, prima prova, non c'è lontana la ragazza veronese. Abbiamo il risultato anche del salto con l'asta per quanto riguarda i piazzamenti, con l'argento di Gritnacci e il limite italiano promesse a 4.45, bronzo Virginia Scardanzana 4.30,
quarta Maria Roberta Gerca 4.30, poi quinta Giulia Busatta a 4.05, sesta Giada Pozzato a 4.05, settima ex equo Valentina Praticò e Marta Ronconi a 3.90. Giotto 25-15 ufficializzato per Francesco Fortunato. Gli ostacoli che vedete disposti sono quelli relativi ai 60 metri con ostacoli di domani mattina del heptathlon. Alle 10.20 ripartirà l'heptathlon, ma ripartirà anche la giornata in generale alle ore 9.15 con il salto con l'asta. Diamo l'ufficialità intanto a quanto vi avevo già annunciato in precedenza: 4.188 punti per Marta Gele Giovannini nel pentathlon, per diventare la decima italiana della storia. Mentre l'argento va ad Alice Lunardon, 4070, e il bronzo Sara Chierati, 4019, entrambe oltre quota 4000 punti per la prima volta in carriera. Ma torniamo ad Elisa Molinarolo per il suo assalto a 4.66, 4.63, primato italiano, siglato il 3 febbraio a Stoccolma. Tre giorni fa Roberta Bruni se l'è ripreso con 4.65 a Roubaix in Francia, città famosa per la regina delle classiche del ciclismo. Ma va Molinarolo ancora, seconda prova a quota 4.66, c'è 4.66! Non finisce mai questo sabato di record italiani qui ad Ancona, 4.66 di Elisa Molinarolo, la seconda prova, si riprende il primato italiano assoluto del salto con l'asta al coperto. Il 5 delle altre astiste in gara, l'abbraccio con il tecnico Marco Chiarello. Siamo a quota 3 primati italiani caduti nella giornata di oggi. Uno è anche un record europeo under 20, nonché miglior misura al mondo a livello under 20 nella storia dell'atletica indoor, ovvero il 8.34 di Mattia Furlani su www.fidel.it. poi nelle cronache dell'ufficio stampa della Federazione Italiana di Atletica Leggera tutti i dettagli anche relativi al livello, alla portata statistica del risultato di Furlani. 4.66 comunque di Elisa Molinarolo. E lo scorso anno, da questa stessa postazione, avevamo celebrato il record italiano di Roberta Bruni. E sono passati altri due in mezzo tra quel primato e quello che ha realizzato ora Elisa Molinarolo. Vedremo se dove andrà a porre l'asticella. La stessa Molinarolo l'ha portata a 4.63, Bruni l'ha riportata a 4.65. Vediamo dove sale l'asta. L'asticella, perdono, in questo caso. Elisa Molinarolo, 30 anni compiuti lo scorso 29 gennaio, un passato nella ginnastica, nel volteggio, dove è stata campionessa italiana di categoria, quanto di anni ne aveva? 15, quindi nel 2009, e poi la prova al salto con l'asta, con un primo titolo italiano assoluto conquistato a sorpresissima all'aperto a Trieste nel 2017. Allo stadio Grezzar, fu anche peraltro la prima rassegna tricolore assoluta che ebbe l'onore di commentare per Atletica Italiana TV.
sempre con Mario D'Agostino al mio fianco nella postazione di commento con lo staff della Federazione Italiana dell'Atletica Leggera operativo qui sul al Pala Casali. Si va a 4,73 per Elisa Molinarolo. Che ha appena portato il limite italiano a 4,66. Tira dritto, si cimenta in un'azione tipica da ginnasta. 4,73 è il minimo di World Athletics per i Giochi Olimpici di Parigi. Marco Chiarello, colloquio con Elisa, alle sue spalle l'advisor azzurro dell'asta Andrea Giannini. Siamo a quota 16 primati italiani assoluti in questa stagione. Potremmo contarne anche 17, tenendo conto che Mattia Furlani ha migliorato due volte il limite nel corso di questa giornata. Il limite era 8,30 di Andrew Wau, portato a 8,31 e poi a 8,34 nel primo e nel quarto salto. Andrew Wau, a cui facciamo ovviamente gli auguri e le congratulazioni per la nascita della figlia primogenita Anna, che in questo momento gli ha regalato una gioia anche superiore a quella di un primato italiano. Vediamo a colloquio con gli ufficiali di gara. Andiamo a darvi allora i risultati della marcia, sono ufficiali con il ritiro di Andrea Cosi, che possiamo ufficializzare. 18-25-15 per l'oro di Francesco Fortunato, 19-00-86 per l'argento di Gianluca Picchiottino, personale, 19-07-15 per il bronzo di Riccardo Rossoni, personale, 19-37-85 per Analdo Andrei, quarto anche in questo caso personale, poi quarto Davide Finocchietti, 19-56-07, sotto i 20 minuti anche Gabriele Gamba con 19-59-41, poi Ettore Grillo, Gregorio Angelini e Niccolò Coppini a completare le prime 9 posizioni. Elisa Molinarolo per il minimo olimpico a 4,73. Non è un'impresa impossibile. Elisa Molinarolo a colloquio con l'allenatore Marco Chiarello per le ultime indicazioni per il terzo salto alla misura di 4,73, lei che ha già portato il primato italiano assoluto al coperto a quota 4,66, scavalcando di un centimetro il 4,65 realizzato solo 3 giorni fa da Roberta Bruni a Roubaix in Francia. Mi auguro intanto, oltre ad Andrew Wau,
hanno anche a Massimo Stano, che è diventato di recente anche papà per la seconda volta. Con l'Aris Iapichino, che ha saltato una formidabile 6.80, che però nel tourbillon di questo pomeriggio è quasi passato, è quasi stato dimenticato, ma è un risultato di altissimo livello anche a 6.80 del Risso di Apichino. Settimo al mondo quest'anno la Risso di Apichino con la 7.80, Mattia Furlani è il secondo con un fantastico 8.34. 4.73 sarebbe anche la miglior misura mai ottenuta da un'italiana in qualsiasi condizione, pareggiando il risultato di Roberta Bruni l'anno passato a Chiari nella gara di salto con l'asta in piazza, Chiari provincia di Brescia. Entrambe erano in gara. Ancora 3 minuti e mezzo per l'atleta veronese, che però decide che è il momento di andare, per andare a pareggiare il record italiano in qualsiasi condizione, quindi l'aperto al coperto di Roberta Bruni. Roberta Bruni l'ha fatto l'aperto a Chiari, e anche per soprattutto stampare quello che, ottenere quello che è il minimo olimpico per Parigi 2024. Terza prova per Elisa Molinarolo. Il terzo assalto a quota 4.73 di Elisa Molinarolo, il migliore dei tre verosimilmente, non va a segno, c'è comunque la gioia per il record italiano assoluto indoor di Elisa Molinarolo in un pomeriggio che ha portato anche il record italiano assoluto dei 60 metri con ostacoli di Lorenzo Delle Simonelli a quota 7.48 e il fantastico 8.34 di Mattia Furlani, record italiano assoluto al coperto, primato europeo under 20 al coperto, miglior misura al mondo di sempre, miglior salto al mondo di sempre under 20 per un'attività indoor. Si conclude dunque con l'abbraccio tra Molinarolo e Iapichino, un pomeriggio che avremmo voluto non finisse mai, ve lo confessiamo. Ma l'atletica da Ancona, dal Palacasari, questo weekend è tutt'altro che conclusa, perché domani mattina ripartiremo alle ore 9.15 con la gara di salto con l'asta. Domani ci saranno ben 17 titoli in palio, oggi ce n'erano virgolette solo 11, guardate cosa è successo. Domani ce ne saranno ben 17. Diamo i risultati finali per quanto riguarda il salto con l'asta, con l'oro di Elisa Molinarolo, fiamme oro 4.66, primato italiano assoluto indoor, l'argento a Gretenaci, Carabinieri 4.45, miglior prestazione italiana indoor della singola categoria promesse, bronzo a Virginia Scardanzana, Silca Conegliano a 4.30, quarta Maria Roberta Gerca 4.30, poi quinta Giulia Busatta 4.05, sesta Giada Pozzato a 4.05, Valentina Praticò e Marta Ronconi sono settime a 3.90, quindi Francesca Boccia 3.90 e nona, Natalie Köfler decima a 3.90, undicesima vittoria Radaelli con 3.75. Era questa la classifica finale del salto con l'asta, con la gioia di Elisa Molinarolo al termine di un sabato memorabile per l'atletica azzurra. Attendiamo indicazioni dalla regia, ma prima rivediamo il 4.66 del primato italiano assoluto di Elisa, pardon, questo è l'ultimo errore in realtà, 4.73, tra poco credo che rivedremo anche il 4.66 del record italiano assoluto al coperto per quanto riguarda appunto l'atleta veronese delle fiamme oro, questo sul ruolino di marcia. Cerimonia di premiazione e 5.000 metri.
Sassoni, applauso 19:07:15. Appuntamento dunque a domani mattina alle ore 9:15 per la seconda giornata. È stata una prima giornata ricchissima di emozioni e domani ne sono annunciate almeno altrettante. Grazie a tutti, alle amiche e agli amici dell'Atletica Leggera. Una buona serata da Cesare Rizzi ed Atletica Italiana TV.